Buongiorno a tutte e a tutti, sono sempre Salvo Russo e questa quotidiana rubrica chiamata In viaggio con Salvo Russo, anche stamattina la facciamo, ecco. Anche oggi mi reco sul mio posto di lavoro, per cui vi delizio con della mia presenza e magari quotidianamente parliamo di cose che possono essere più o meno interessanti. Penso lo faremo sempre in ambito locale, quasi mai o mai parleremo di politica. Basta. Ieri sera, come Comitato Attivisti Siracusani, Associazione di Siracusa, abbiamo affrontato vari temi. Uno di questi temi era sicuramente quello dei buoni spesa. La nostra associazione, già nel periodo di dicembre, novembre-gennaio, comunque a fine 2020, ha aiutato diverse centinaia di famiglie ad ottenere il buono spesa che il Comune di Siracusa aveva messo a disposizione. La domandina man mano che veniva fatta, c'era lato Comune di Siracusa qualcuno che rispondeva dicendo verificata, oppure servono documentazioni aggiuntive. Ecco, c'era questo iter per cui chi riusciva a ottenere il buono spesa riceveva un PIN e tramite questo PIN andava nei supermercati convenzionati e riscattava il valore del buono spesa dei prodotti. Nella tornata invece, che è iniziata il 9 aprile e si è chiusa il 30 aprile, essendo buoni di ambito regionale, non erano più soldi che il Comune aveva stanziato, bensì soldi che provengono dalla regione siciliana, l'iter è un po' più complesso, il modulo è stato sicuramente meno felice, perdetemi questo termine, per cui molte persone hanno comunque fatto la domanda e si sono trovati a essere in uno stato di verifica. Il problema è essenzialmente che dal 30 aprile ad oggi, che è il 14 maggio, quindi sono passate 2 settimane, noi riceviamo tramite i nostri social diversi messaggi da parte di molte persone, i quali chiedono noi, che siamo volontari, a che punto è l'erogazione del buono spesa. Noi purtroppo non abbiamo nessuna informazione del genere. Sappiamo che molte persone ci stanno lavorando, dipendenti comunali, per cui quello che possiamo fare è semplicemente di scrivere nella giornata di oggi stesso alle politiche sociali e chiedere che ci sia un'accelerata a questo iter, per cui più di questo, ripeto, non possiamo fare. Molte persone contattano noi e le altre associazioni, perché chiaramente, avendo noi dato un supporto nella compilazione, pensano che siamo noi anche che possiamo dare delle informazioni anche sulla tempistica. Il problema è che non possiamo dare nessuna di queste informazioni semplicemente perché non ne sappiamo letteralmente nulla. Quindi stamattina, appena arriverò in negozio da me, scriverò un messaggio a chi di dovere e cercherò, chiaramente non entrando nei loro tempi, nella loro tempistica, perché io lo capisco, dovendo rendicontare poi alla regione siciliana diventa più complesso, anche perché ci sono sicuramente delle procedure burocratiche di controllo, verifica se effettivamente si hanno i requisiti, che saranno sicuramente più complesse. Non so quante migliaia di domande sono comunque arrivate anche in questa sessione, anche se molte persone qua avevano sicuramente meno possibilità, perché già avere l'accesso a determinati redditi come il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, era una grave preclusione a ottenere il buono spesa, diciamo, della regione. Quindi quello che farò è, ripeto, scrivere più tardi a chi di dovere e chiedere, cercare di sollecitare per avere quantomeno indicativamente una data che possa essere magari la prossima settimana, fine mese, ecco,
in modo che poi le persone, io la capisco, molte persone ci chiedono come potete essere aiutate, noi purtroppo facciamo volontariato civico. Se volete ricevere i nostri messaggi del nostro volontariato civico, potete mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp 347 10 97 484 specificando il vostro nome, cognome, potete scrivere buono spesa, potete scrivere volontariato, potete scrivere tutto, raccolta differenziata, potete scrivere tappami, sono tutte azioni che noi facciamo, così che riceverete solo messaggi relativi al nostro volontariato civico. Potete partecipare giovedì sera come ieri sera alle nostre riunioni online su Skype. Tra l'altro potete poi anche rivederle, noi le riunioni le facciamo su Skype, le registriamo, non abbiamo segreti, facciamo tutto alla luce del sole. Come ho detto ieri sera, a volte chiaramente è solo una sensazione, quando tu fai tutto nella massima trasparenza ti rendi conto che qualcuno potrebbe anche fregarti le idee, e speriamo che sia così, perché sarebbe bello. Ieri sera io ho lanciato una mia idea nella parte finale, ora già so che qualcuno andrà a vedere il video nella parte finale, no, non ve lo dico perché di che cosa, andatelo a vedere, lo trovate sul nostro canale YouTube, tutta la riunione. Le nostre riunioni generalmente durano dalle 21 alle 22, per cui non sforiamo quasi mai, anche perché poi ognuno di noi ha la propria famiglia, il proprio lavoro, le proprie cose, per cui tutto qua. Grazie a tutte e a tutti, prossimo appuntamento. Allora, intanto domani mattina sempre questa diretta, fin quando vado al lavoro facciamo questa diretta che ci accompagna a me andare al lavoro, a voi qualche minuto. Domenica pomeriggio alle ore, se non ricordo male, spero di sbagliarmi, 15:30, ci vediamo al Parco Robinson di Via Geri. Allora, noi stiamo ancora aspettando che ufficialmente ci riconsegnino le chiavi del Parco Robinson. Sapete, noi siamo l'associazione che in virtù di un bando pubblico a titolo gratuito gestisce, io uso questo termine che può essere più o meno corretto, gestisce il Parco Robinson di Siracusa, ma siccome il Comune di Siracusa nelle ultime mail che ci ha inviato a seguito, che noi abbiamo fatto scrivere dal nostro legale, perché noi per oltre un anno abbiamo scritto a tutte le mail del Comune di Siracusa, non ci ha filato nessuno, abbiamo speso soldi per pagare il nostro legale, hanno risposto subito, noi abbiamo risposto alla loro missiva forse un po' in ritardo, purtroppo eravamo incasinati con buona spesa e tutta una serie di altre iniziative. Abbiamo risposto a nostra volta, però ora sono passate una decina di giorni e per fissare l'appuntamento per la consegna delle chiavi, evidentemente no, non gli farò scrivere un'altra lettera all'avvocato a questo punto. Se mi dicono nella mail che i cancelli sono sempre aperti, noi, tra virgolette, domenica pomeriggio alle 15:30 ci incontriamo a Parco Robinson di Via Geri. Da lì partirà un nuovo percorso, vedremo se quanto dichiarato di riqualificazione. Ok, noi le nostre idee ce l'abbiamo ben chiare su cosa serve in quel parco. Faremo un progettino, lo omaggeremo all'amministrazione, chiederemo che venga applicato, se lo vorranno fare bene. Noi da cittadini ci proviamo. Noi più di questo non possiamo fare, facciamo volontariato civico, non facciamo politica. Dopodiché, sempre prossimo appuntamento, quindi dicevo domenica pomeriggio alle 15:30, Parco Robinson di Via Geri, mi raccomando, non quello di Bosco Minniti. Vi ricordo che ce ne sono due parchi Robinson. Sabato pomeriggio, appuntamento, quindi domani pomeriggio, appuntamento in via Pantelleria, sulla pagina segnalo la buca Siracusa, se l'appuntamento sarà confermato lascerò un post con i riferimenti, magari il numero civico, così ci incontriamo là, cerchiamo di capire un po' tutta la situazione. Io sono arrivato sul mio posto di lavoro, vi auguro a tutti una buona giornata, un abbraccio da Salvo Russo, ciao!